Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Circa 2 settimane fa ho pubblicato un video sulla declinazione, all'Arab, ossia vocalizzare l'ultima lettera della parola. E questo dipende dal ruolo che lo svolge la parola all'interno dell'enunciato. Questa vocalizzazione si chiama vocalizzazione grammaticale. Oggi invece in questo video andiamo a vedere che differenza c'è fra una vocalizzazione lessicale e quella grammaticale. Vi faccio subito un esempio per vedere cosa vuol dire una vocalizzazione lessicale. Scrivo due parole, ossia la stessa parola in due maniere, composta delle stesse lettere, ma la vocalizzazione interna di questa parola è diversa. Tipo, una volta la leggo rajul, vuol dire uomo, e un'altra volta la leggo regil. Regil vuol dire piede. Qui si tratta di una vocalizzazione lessicale, ossia interna, e si tratta anche di conoscere la parola con cui ho da fare. Un altro esempio, un'altra parola, la scrivo in due maniere. Tipo la prima. Madrasa vuol dire scuola, mudarrisa vuol dire insegnante femminile oppure maestra. Madrasa e mudarrisa. Qua, quindi, in primo luogo occorre procedere alla vocalizzazione lessicale, come vediamo in questi due esempi. In secondo luogo, occorre procedere alla vocalizzazione grammaticale, ossia vocalizzare l'ultima lettera della parola, e dipende, come ho detto, dal ruolo che lo svolge all'interno della frase. Tipo, prendo una parola di queste quattro. Madrasa può essere vocalizzata così, madrasatun. Oppure madrasatan, oppure madrasatin. E qui si tratta di una vocalizzazione grammaticale, che è quello che l'abbiamo visto nel video della declinazione. Invece, a volte incontriamo dei verbi, non solo dei sostantivi, che cambiando la vocalizzazione lessicale cambia pure il significato del verbo. Vediamo un esempio qui. Qui leggo darasa. Darasa vuol dire ha studiato. Darrasa, invece, notiamo qui che la ra è doppia, darrasa vuol dire ha insegnato. E così via. Spero che vi sia piaciuto il video, in caso avete delle domande scrivetele pure nei commenti, vi invito anche a